Buongiorno, sono Bettini Vano e vi presento il trabacolo San Michele. Prego la visione. Il trabacolo è pronto per essere, per navigare, completamente pronto alla navigazione. Potete vedere le vele, questo qui è il fiocco, questo qui è l'albero di bompresso che viene, può essere sfilabile, perché non era fisso, era sfilabile. Questi qui che vedete i paranchi, questo doppio paranchi qui, qui e qui, sono tutti i venti e i paranco che praticamente lo tengono stabile verso nel, diciamo, in assetto di navigazione. Questo è il fiocco, va bene, questo qui è la drizza del fiocco che viene rinviata alla cavigliera, alla potenza. Questo qui è l'albero di trinchetto con la vela al terzo, vedete, tutta fatta che così. Queste sono le due scotte che tirano attraverso questo ammortizzatore qui, scotta di sopravvento e scotta di sottovento. Poi dopo le due scotte sono rinviate attraverso il boccaporto al vericello. Prego la visione del vericello. Quello è il vericello della vela di trinchetto. Vedete, così io la porto al vento. La porta va su, così è sopravvento e così è, sottovento. Ecco qua. La vela completamente manovrabile, questo qui è la drizza, chiameda in dialetto guindaz, questo è il doppio paranco a tre vie, guindaz o la drizza, che viene rinviata alla potenza lì. Drizza e le scotte. Questo qui è il caricabasso fisso, vedete? Se ti giri dall'altra parte puoi vedere bene il caricabasso, che è questo paranco qui, che praticamente tiene il boma regolato, perché c'è il picco e il boma. Praticamente le manovre sono caricabasso, drizza, seguindaz e le due scotte della vela di trinchetto. Nella vela di maestra uguale, questo è l'albero di maestra che viene comandato da questa, da quest'altro paranco, da quest'altro vericello. Così la portiamo sopra vento, vedete che tirano attraverso questi ammortizzatori. Anche qui le manovre sono sempre la drizza con le doppie, il paranco a tre vie, a tre fili, detto in dialetto guindaz, va bene. Questo qui è kergabas e queste sono le due scotte, le scutoini. Così si manovra la vela di maestro. Noi le possiamo regolare. Attraverso questo frenello, che si chiama frenello, vedete, rinviato là, ecco, si tiene il governo del timone. Il timone del trabacolo ha inoltre anche altri due paranchi, va bene, che questi qui servivano, siccome il timone del trabacolo è a calummo, cioè supera, oltrepassa la linea della chiglia, praticamente c'erano questi doppi paranchi che vedete, uno di qua e uno di là, che venivano sollevati quando praticamente il trabacolo camminava sui bassi fondali. Infatti questo può correre su e giù, può sfilare, e si poteva anche sfilare.
quando gli ho applicato il bulbo, che serve per abbassare il baricentro, praticamente per dargli la stabilità. È un bulbo di piombo e ferro, che è di circa una decina di chili, che serve appunto per bilanciarla nella navigazione. Qui vedete, potete vedere all'interno della stiva tutto lì l'inserimento. Attraverso questo galletto lui viene bloccato, lì ci sono tutti i bloccaggi che praticamente lo sostengono, anche negli sbandamenti, quando il trabacolo cammina sbandato ci sono tutti questi braccioli di rinforzo. Queste qui sono tutte le manovre, le due ancore sono dette ancore a caponate, perché questa è la gru di capone, vedete qui ci sono tutti i cosi, i paranchi, che servono appunto, se si sfilano l'ancora viene affondata. L'ancora di sinistra e l'ancora di dritta, che passano attraverso questi due occhi. Questo il trabacolo ha questi due occhi di cubie, dove passavano le cubie per l'ormeggio. Qua ci sono una serie di mancoli appunto per legare, eccetera. Infine vediamo qui il vericello, che serviva sia per il sollevamento delle catene delle ancore che per tante manovre, che questo è tutto funzionante. Adesso ne do una prova, praticamente a bilanciere, ecco, muovendo in questa maniera i due marinai da qui mettevano mano le aspe, e poi muovendo alternativamente di qua e di là vedete che si muove tutto il vericello. Praticamente serviva appunto per il sollevamento delle ancore. Ecco. Qui sono tutte le sarpie, solamente dalla parte del trabacolo aveva solamente, le griselle le aveva solamente da un lato. Praticamente sulla vela di trinchetto le aveva a sinistra dell'albero di trinchetto, invece sull'albero di maestro lo porta alla dritta. Il pennone e il picco, il boma sono dell'albero di trinchetto, sono sopra vento, l'altro sono sotto vento. Questo serve appunto per bilanciare nell'andatura, perché un bordo è buono, come questo qui, questo si dice va via alla buona, mentre invece questo qui è un bordo cattivo, perché si dice va via d'ardosso, praticamente d'ardosso al pennone, per cui la vela, vedete, sotto l'azione del vento spegne un po' la sera. Allora, un bordo cattivo, un bordo buono, e il trabacolo viaggia equilibrato, viene equilibrato. Così si apre la vela e così si spinge, così lo si porta al vento. Manovrando sulle vele e con il governo del timone, praticamente facciamo navigare il trabacolo. Questo è il grande boccaporto. Il trabacolo di San Michele è pronto per la navigazione. Grazie e arrivederci.